Ciao ragazzi, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Raft Survival. Allora, ragazzioli miei, vi devo dire un paio di cosucce su questo gioco, perché prima di tutto, ragazzi, dobbiamo bere, perché se no siamo nella M più totale. Siamo piazzati maluccio, quindi vedete che con questa è molto, ma molto facile da... Dobbiamo farci il nostro bicchierazzo. Perfetto. Ok, abbiamo bevuto. Adesso non abbiamo più di quei problemi. Allora, ragazzi, io ho sbloccato un po' di cosucce. Ok. Come potete vedere, ho fatto alcune cosucce. Adesso vi faccio vedere. Lì ho allargato, ragazzi. Mi manca solo ancora una di quelle da mettere, ma non è un grosso problema, quello lo mettiamo. Vi faccio vedere subito delle cosucce che ho fatto. Raccogliamo un po' di cosucce qua, giusto per fare qualcosa, perché allora ho fatto questo perché volevo andare avanti con i livelli e ho provato a fare il tiro con l'arco, ma non andavo avanti con i livelli, quindi niente. Ho fatto questo, sempre, purtroppo me l'ha fatto mettere fuori, non so perché in casa non me l'ha fatto mettere. Questa non l'ho capita, ma comunque va bene, non è un grosso problema. Dobbiamo fare in questa maniera, non c'è più niente, perfetto. Qua ho allargato perché ho messo molte più casse, come potete vedere, guardate qua che roba, ho fatto un magazzino come si deve. Per mantenere tutto il nostro ambaradandere Kirker. Allora, vi faccio vedere subito questo. Ho sbloccato praticamente tutto. Io, ragazzi, vi dico una cosa. Pensavo che queste fossero delle vele. Purtroppo, ragazzi, non sono vele. Abbiamo sbloccato anche questo qua, che a noi ci... sì, possiamo farlo, ragazzi. Anzi, andiamo subito a farlo dentro nel nostro Ambaradander Kerr qua, che è la sala no, è quella di là, la sala dei trofei, e questa di qua, e mettiamo la nostra testa di squalo. Ragazzi, abbiamo la testa di squalo, ne abbiamo altre. Eccolo qua, questo, ragazzi, sarebbe questo qua, è un tappeto, il problema è quello lì, quindi non sono vele. Questo qua, ragazzi, ci manca questo, ma andiamo a prenderla, vi faccio vedere subito anche questa cosa, passiamo di qua, andiamo a prenderla, tanto facciamo abbastanza in fretta perché qua... allora, via questa perché ne abbiamo uno sproposito, via anche questa per il momento, tanto non ci serve. Mettiamo questa e, ragazzi, vi faccio vedere. Allora, andiamo sempre di qua a metterlo. Questo qui lo mettiamo stavolta qua, che è l'orologio, ragazzi. Come potete vedere, un orologio fatto con le lische di pesce, ok? Allora, ecco, una cosa che io non riesco a capire è che ci sono i trofei, ok? Però, non, come potete vedere, il livello 25 rimane lì a 25 e non va avanti. Allora, per quanto riguarda zattere, in giro non ce n'è. Per quanto riguarda isole, in giro non ne ho viste. In sostanza, ragazzi, non so cosa succede, perché vorrei prendere e fare un piccolo viaggetto, ma purtroppo, ragazzi, non c'è la vela, non ci sono vele. Qua ci sarebbe anche questo, ragazzi, da far vedere.
Meno male che me ne sono accorto. Ok, sta buttando giù la nostra cassa che noi però dobbiamo andare a vuotare prima. Allora, andiamo subito a vedere qua se c'è. Allora, questa dovrebbe arrivare fino qui. Molto bene. Ok, abbiamo preso praticamente tutto, perfetto. Allora, stracci. Gli stracci mi servono sicuramente. Ok, torniamo indietro, passiamo da questa parte stavolta. Stavolta Ringhio no, è Ringhio morto. Dobbiamo chiamarlo Dentino stavolta, Dentino. Il nostro dentino delle palle lo lascerò mordere perché intanto ho già visto che non è che sia una cosa. Bravo, la carota mangiamola, tanto chi se ne fotte, non ci dà un cazzo di niente, ma comunque va bene. Vi faccio vedere intanto di qua, ho messo le altre perché quelle che passano sotto, ragazzi, qua si fermano. Ho dovuto fare così perché, visto che non ci si può muovere con questa, allora andiamo a vedere il nostro cibo adesso cosa ci ha dato. Allora, prima di tutto le carote, via, ne abbiamo 12. Adesso abbiamo 50, vabbè, di acqua la possiamo bere questa. Abbiamo 50 di acqua, abbiamo un po' di insalata. Che però volevo provare una cosuccia, ragazzi. Abbiamo un po' di noci, ma volevo provare anche questa cosa qua. Quindi facciamo così. Lascia mordere, tanto chi se ne fotte. Questo lo possiamo. Allora, buttiamo via. Proviamo a mettere l'insalata, quelle lì, e questa. Che però, lo mettiamo. Vabbè, mettiamolo a posto della linea, dai. Ok, andiamo a vedere se riusciamo, ragazzi, a fare questo. Guardate un attimo. Se è una cosa fattibile, perché se no, ragazzi, io non so più cosa devo fare, perché a noi ci servirebbe. Allora, dobbiamo metterlo qua. Perfetto, ce lo fa. Ce ne sono tre, quindi qua ci siamo. Abbiamo da mettere l'insalata. Allora, zero abbiamo da mettere il cocco. Solo semi possono seminare, mannaggia il cacchio. Vabbè, andiamo. Allora, l'insalata la si mangia. 8, fatemi vedere la roba. Ok, abbiamo mangiato l'insalata, ma posiamola per adesso, tanto non è un grosso problema. Allora, questi qua li abbiamo seminati per adesso. Li mettiamo qua. Mettiamoci questo. Possiamo, ragazzi, mettere anche questa che è la patata. La patata la possiamo mettere.
Allora, andiamo a vedere subito di seminare questa roba perché voglio provare un attimino. Quindi abbiamo da mettere. Allora, queste non me la fa mettere. Questo non me lo fa mettere, non ho capito perché. Proviamo con la patata. Ragazzi, non riesco a capire perché non mi fa seminare. Intanto facciamo così, vediamo se possiamo. Non mi fa neanche bagnare, ragazzi. Ah, ma che due balle, cioè non riesco a capire il nulla, vabbè. Proviamo a vedere se c'è altro da fare. Allora, avremo queste qua che ci mancano le corde, ragazzi, ma non è un grosso problema perché queste le possiamo fare. L'unico problema, ragazzi, è che per le punte dobbiamo togliere queste qua, mi sa. Perché non me le fa mettere davanti, quindi è impossibile. Perché abbiamo sbloccato anche le porte, le ho già messe, ragazzi, perché dovevo andare su con i livelli, ma non c'è niente, non c'è nient'altro. E questo è quello che mi fa. Non riesco a capire. Cioè, adesso vabbè, le corde ne abbiamo, le corde ne ho fatte un'infinità, quindi le abbiamo. Guardate qua che roba, cioè le corde ne abbiamo un'infinità e mezza. Questo buttiamola, tanto non ci serve. Corde qua ne abbiamo un'infinità. Possiamo anche metterle e boh. Andiamo a posare un attimo sta roba perché allora dobbiamo prima di tutto provare a prendere quelli lì. Prendere quelli lì che sono qua. Allora, fatemi vedere se c'è da buttare via qualcosa. Vabbè, chiodi via, dai. Ok, andiamo a vedere un attimino. Adesso si sta facendo anche buio. Andiamo a vedere se possiamo mettere giù questi. Secondo me, ragazzi, non li possiamo mettere giù. Ah, vedete? Vedete? Li possiamo mettere qua. Almeno qua siamo sicuri che il nostro ringhio bastardo non. Chiodi ne abbiamo un'infinità, di chiodi ne abbiamo tantissimi, quindi come potete vedere ci sono le varie punte qua, che così almeno lo squalo si fa del male, non riesce a prendere, subisce danni praticamente. L'unico problema, ragazzi, è che adesso non so come andare avanti, perché la situazione è abbastanza critica. Cioè, io adesso giro a raccogliere quello che c'è. Come potete vedere di roba ce n'è tantissima, ragazzi.
perché queste griglie fanno, sì, queste reti fanno veramente un buon lavoro. Però ragazzi, io pensavo che fosse come l'altro raft, da mettere giù i motori, le vele per spostarsi. Invece ragazzi, io qua ho sbrucato tutto, ma c'è rimasto solo questo. E non riesco a capire che cazzo succede. Cioè, o provare, aspettare che si aggiorni, perché secondo me si deve aggiornare. E vediamo un attimino, perché non so più adesso come andare avanti. Non lo so, perché qua abbiamo sbloccato tutto. Però mi sembra strano ci sia poca roba così. Cioè, io ho provato anche questa, non funziona, non va. Abbiamo l'acquario, ma l'acquario a noi che cazzo ci serve? Cioè, non ci serve niente. Possiamo provare a fare questo? Questo ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. E ragazzi, vedete, è un tappeto, cioè, vi faccio vedere. È un tappeto. Andiamo a metterlo di qua. Così. Avete visto? È un tappeto. Questo è un tappeto. E boh, l'altro è una porcata, ma questo qua è un tappeto. Come potete vedere, è un tappeto anche carino. Però, ragazzi, non c'è nient'altro. La bandiera, cioè, ci sarebbe la bandiera dei pirati, ce n'era un'altra, ma no, solo quella dei pirati. E qua ci sono queste. Non lo so, non lo so perché di altro lo stesso anche di qua. Rimaniamo col martello di legno, rimaniamo con l'ascia di pietra, non c'è nient'altro. Allora, l'ascia di pietra non la possiamo migliorare, non c'è un banco da lavoro, non c'è niente, non c'è nulla, nulla, nulla di nulla, nulla di nulla. Il nostro squalo sta rompendo le balle e morde sicuramente dove non deve, esatto. Figuratevi se non andava a rompere. Niente, ragazzi, non lo so, io vi dico la verità, sono rimasto un po' deluso da sta cosa perché io pensavo ci fosse anche una campagna, una storia, è partita bene, adesso lì c'è una nave ma non mi interessa niente perché intanto è inutile perché io pensavo ci fosse una torre radio, ci fossero tutte queste cose qua come in RAT, normale, invece non c'è una madosca. C'è niente ragazzi, non c'è niente, niente di niente. Cioè, una volta costruito, cosa hai fatto? Intanto lì non mi fa neanche mettere giù la roba. Quindi non ho capito neanche io come cazzo devo fare. Ragazzi, io vi dico la verità, non lo so. Non lo so, io adesso mi fermerò qua con questo video. Sarà molto corto sto video, vi dico la verità, perché non so più come andare avanti. Non lo so, non so. Vediamo un attimino se lo aggiornano e c'è qualcosa di buono o bene, altrimenti ragazzi mi dispiace però mi fermerò e cercherò un altro genere di cosa, perché non è più fattibile la situation. Io non credo perché aggiornamenti non ce ne ho già visto. Appena ci saranno degli aggiornamenti, se ci saranno, ragazzi, vi porterò degli altri giochi, vi porterò di nuovo dei video, ok? Altrimenti faremo qualcosa di nuovo. E, boh, intanto vi porterò magari ancora un po' di farming, un po' di creativers, vi porterò un po' di cose, ok? Ragazzi, ci tenevo a farvi vedere un attimo questa cosa qua e dirvi queste due cose. Io facciamo così, per adesso vi saluto. Come sempre un grosso bacione, un grosso braccio da vivo libero, mi raccomando ragazzi, tanti bei like, condividete i miei video e aiutatemi a portare avanti questo canale, perché ragazzi, io lo sapete, ci tengo a stare con voi, ci tengo a portarvi delle cose buone, però se non mi aiutate con le visualizzazioni, io purtroppo ragazzi non ce la faccio, non posso. Ho visto che di visualizzazioni ce n'è veramente poche, io non lo so, sto cercando di fare il possibile per portarvi qualcosa di buono. Però se non mi aiutate io non riesco ad andare avanti. Facciamo così, ok? Ciao ragazzi.
ci vediamo al prossimo gameplay.